È tranquilla, Quarto Giaro, all'indomani dell'arresto di una baby gang che imperversava nella zona. I ragazzi della Gomorra di Quarto Giaro colpivano qua, su questo ponte che collega la stazione ferroviaria al centro commerciale Metropoli. I minori ora si trovano rinchiusi nel carcere minorile Beccaria. Io li vengo a conoscere perché lo sento dai miei ex alunni che mi dicono i nomi. Tu insegni dove? Nella scuola di Vallagarina, che è proprio a Quarto Giaro. Oltretutto sono per bambini che noi avevamo già detto ai genitori, guardate che ragazzini, ma oggi purtroppo i genitori non hanno tempo, non si accorgono, difendono gli alunni, eccetera, eccetera. Però sono minorenni, si spera che si faccia in tempo a recuperarli. Com'è il quartiere? Per quello che ci vivo io, penso che sia come tutti gli altri quartieri. Cosa ne pensi di questi giovani un po' così, un po' in difficoltà? Dovrebbero aiutati, semplicemente. Chi dovrebbe aiutarli? Beh, un po' tutti quanti noi. La società, dietro ogni situazione di questi ragazzi, per me c'è sempre dietro delle piccole o grandi difficoltà. I giovani sceglievano la stazione per rapinare i coetanei. Ma va, sono cazzati. Sono bravi ragazzi, peccato. Come li conosci? Conosco in giro, al quartiere. Ha sbagliato e basta, però... Cosa facevano quando voi uscivate insieme? Quando conoscevo io, bravi ragazzi. Ma non andavano a scuola però? Come sapevo io andavano a scuola. C'è chi li giustifica, molti non ne sanno nulla, ma per la gente che vive qui non è il Bronx.